sera a Pole Position andremo a parlare dell'azienda Zwilling Ballerini Italia, che opera nel settore metalmeccanico. Qui con noi abbiamo l'amministratore delegato dell'azienda, dottor Luca Miglioranzi. Buonasera e benvenuto. Buonasera, buonasera, grazie dell'invito. L'azienda nasce nel 1889, ha un bellissimo percorso di crescita aziendale, però nel 2015 succede qualcosa, avviene un cambiamento. Nel 2015 l'azienda, che si chiamava Paolo Ballarini Paolo e Figli, è un'azienda quindi familiare, viene acquisita da un gruppo molto importante che si chiama Zwilling. Uh-huh. È un colosso del settore in cui operiamo ed è un colosso che cresce per acquisizione. Nel 2015 ha ritenuto la Ballarini l'azienda adeguata per poter essere acquisita e far parte del proprio portafoglio. Oggi Zwilling ha, diciamo, le fabbriche europee del settore più importanti e riesce quindi a dominare il mercato con una categoria di prodotti ampissima. Infatti nel tempo si è modificato molto il core business aziendale. Partiamo addirittura dalle gabbie per gli uccellini nell'89, come diciamo prima, e poi si è evoluta. Ad oggi qual è l'effettivo core business aziendale? Esatto, nasce nel 1889 la Ballarini Italia facendo appunto gabbie per uccelli. Oggi è leader indiscussa in Italia e nel mondo per padelle antiaderenti fatte in alluminio. Sono fatte assolutamente prodotti made in Italy, Rivarolo Mantovano, in provincia di Mantova, e sono, grazie anche all'acquisizione del gruppo Zwilling, dei prodotti che vengono esportati in tutto il mondo. Quindi il made in Italy, grazie a questa acquisizione, ha avuto la capacità e la possibilità di essere visibile e apprezzata nei paesi più importanti, dalla Cina, gli Stati Uniti, il Giappone, la Germania. Ha portato un ampliamento notevole all'azienda, ma per diversi brand, perché all'interno gestite diversi brand aziendali. Esatto, la Zwilling Ballarini Italia, e facendo parte di questo gruppo, produce padelle antiaderenti che esporta, grazie alle altre filiali, in tutto il mondo. Ma noi di conseguenza vendiamo in Italia i prodotti che vengono prodotti, scusate il gioco di parole, negli altri paesi. Quindi noi oggi in Italia distribuiamo Zwilling coltelli, quindi il gruppo Zwilling nasce come coltelleria, prodotti in Germania, uh-huh, di altissimo livello. Abbiamo coltelli giapponesi a marchio Miyabi. Abbiamo casseruole in ghisa Staub fatte in Francia, abbiamo pentolami in acciaio a marchio De Meyer fatte in Belgio, fornitori ufficiali della Casa Reale belga, e quindi sono tutti prodotti che vengono fatti da noi, non commercializziamo nulla che non venga fatto dal nostro gruppo, quindi siamo veramente dei fabbricanti, abbiamo delle fabbriche tutte di nostre proprietà. Dei creatori, esatto, quindi possiamo essere fieri di questa cosa, non commercializziamo cose di altri. Oltre a essere fieri della vostra creatività che c'è all'interno dell'azienda, siete anche fieri per il vostro approccio alla creatività, perché avete un legame con il settore sostenibile a 360 gradi, sia all'interno dell'azienda che fuori. In più le vostre fabbriche sono ricoperte tutte quante interamente da dei pannelli solari. Ecco, per quanto riguarda appunto l'Italia, quello di cui sono responsabile, Zwilling Ballarini Italia, devo dire che per noi l'attenzione alla sostenibilità è una cosa che arriva da tantissimi anni. Siamo la prima azienda del settore che è stata certificata per l'impatto ambientale, quindi è un qualcosa che arriva dal passato, insomma. Per noi è fondamentale questo tema, abbiamo quindi impiantato anche su, diciamo, tutti i nostri tetti pannelli fotovoltaici, in modo tale di autoalimentarci nella gran parte del nostro fabbisogno. Il calore che noi sviluppiamo durante la produzione viene utilizzato per scaldare gli ambienti interni della fabbrica. Siamo stati premiati a fine dell'anno scorso da CONAI per un progetto che abbiamo fatto di rigenerizzazione del nostro PEC, quindi mantenendo il volume, diciamo, comunicativo delle confezioni, abbiamo ridotto notevolmente, drasticamente, la quantità di carta utilizzata. E quando si prende un determinato tipo di percorso e arrivano questi premi, sono gratificanti, esatto, vuol dire ok, esatto, la strada è giusta, lo sto facendo nel migliore dei modi, esatto, per me e per i miei clienti. Esatto, corretto. E quindi noi, visto anche l'attenzione del consumatore finale su questo tema, abbiamo deciso di comunicare quello che già facevamo, no? In maniera adeguata con un progetto che si chiama Love for Planet.
Stiamo studiando, e l'abbiamo fatto anche negli anni passati, proprio dei progetti di sviluppo prodotto focalizzati anche al risparmio energetico. Abbiamo il ThermoPoint, che è una nostra caratteristica fondamentale, che permette, diciamo, al consumatore finale di capire quando la padella è calda. Quando la padella è calda, questo bollino si colora e quindi il consumatore finale può abbassare, diciamo, l'intensità del calore per, diciamo, non sprecare. Abbiamo anche un fondo Radiant, che noi chiamiamo Radiant, per poter distribuire in maniera uniforme il calore senza spreco di energia. Quindi per noi il risparmio energetico rispetto all'ambiente sono assolutamente temi stringenti. Giustamente, evolvere, modificare un'idea di partenza già esistente per andare a migliorare sia per il nostro ambiente che per le qualità effettive. Io la ringrazio per essere stato qui con noi questa Grazie sera. A lei. Ricordo che qua con noi abbiamo avuto come ospite l'amministratore delegato dell'azienda Zwilling Ballerini Italia, ovvero il dottor Luca Miglioranzi. Grazie ancora. Grazie ancora. E noi per questa sera non ci spostiamo ancora dagli studi di Pole Position, perché sono in arrivo delle news veramente interessanti del mercato, quindi rimanete con noi ancora per un po'.